Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Sabato 25 marzo 2023, Annunciazione del Signore. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Un bimbo di appena 3 anni, nella prima mattinata di ieri, intorno alle 4, camminava solitario a piedi scalzi e in pigiama per una strada di Carovigno. Per buona sorte, un uomo si accorge dell'accaduto e chiama i carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, allertano il 118 e nell'attesa si prendono cura del piccolo infante distraendolo con giochi e video in caserma. Dopo varie ricerche viene rintracciata la madre che riabbraccia la sua creatura. Torna l'ora legale. Il cambio dell'ora avverrà la prossima notte, alle 2 di notte passeremo automaticamente alle 3 di notte. Dormiremo un'ora in meno, ma potremo godere di un'ora di sole in più. La Confraternita del Purgatorio propone il solenne settenario in onore della Vergine Addolorata. Si inizia oggi alle 17.30 con il Rosario e alle 18 con la Santa Messa celebrata da Don Toni Falcone. Ogni giorno si alterneranno vari parroci della diocesi fino al 30 marzo. Questo ultimo incontro sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Intini. La compagnia teatrale Sipario Ostunese con la commedia Scusate se disturbo si ripropone questa sera e domani alle 21 presso il Teatro Madonna del Pozzo. In programma altri appuntamenti 1, 2 e 15 aprile. Per informazioni 368 743 20 74. Questa sera alle 18.30 presso il Pala Celeste, nella 18ª giornata del campionato di Serie D di pallavolo maschile, la Pallavolo 2000 Ortogea Ostuni ospita l'Albero Bello Volley. Libere di vivere è il titolo del film tenutosi presso lo Slo Cinema in collaborazione con il Centro Antiviolenza Insieme Si Può. Dopo la visione del docufilm c'è stato l'incontro con Claudia Segre e il regista Antonio Silvestre. Il servizio. Sono onorata e felice di essere qui a Ostuni per portare questo documentario Libere di Vivere, che parla non solo di una progettualità che si svolge nelle scuole, con le famiglie e per la cittadinanza legata al contrasto alla violenza di genere, soprattutto la prevenzione nei confronti della violenza economica e al rispetto dell'altro in un'ottica di un lavoro sull'educazione civica e sull'educazione finanziaria. Ma questo documentario è molto di più e soprattutto una raccolta di testimonianze per poter parlare di come la violenza economica si può prevenire, come si può combattere, come si può ridurre il costo umano e sociale di una violenza che è l'innesco di tutte le altre violenze di genere che purtroppo sono la prima causa di morte per quanto riguarda le donne dai 16 ai 45 anni ed è chiaramente nel 95% dei casi la causa scatenante poi che porta a casi di femminicidio. Sono contento di essere qui a Ostuni, stiamo portando in giro questo lavoro nei festival italiani più importanti e anche quelli stranieri. È un messaggio che stiamo cercando di donare agli spettatori, perché come abbiamo detto dall'inizio quando è iniziata questa avventura è necessaria una rivoluzione culturale e noi siamo qui in prima linea. Siamo qui a combattere per cercare di spiegare alle persone quella che è la parità di genere, quella che è la violenza subdola, sconosciuta, quella psicologica, quella economica e quelle che purtroppo poi sono le conseguenze fisiche che spesso molte donne si trovano a dover subire. Noi ne abbiamo raccontate alcune e spero che questo film non vi piaccia ma vi faccia riflettere. Il nostro messaggio è quello di una riflessione comune per cercare di fare gruppo insieme, di avere una rete e di avere la solidarietà che serve per non far sentire solo le donne che si trovano in questo disagio. Si è spenta all'età di 88 anni Vittoria Lanzilotti, vedova Giannotte. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 10 nella parrocchia dei Santi Medici. È venuta a mancare all'età di 88 anni Rosa Maria Colucci, vedova Pinna.
La celebrazione sequiale si tiene oggi alle 16 nella parrocchia di Santa Maria, Madre della Chiesa. Sentite condoglianze alle rispettive famiglie. La farmacia Calamo effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo giornata primaverile, venti deboli di scirocco, temperature in aumento, mare poco mosso. Citazione odierna: l'odio ha causato molti problemi nel mondo, ma non ne ha ancora risolto uno. Sereno sabato.